Ciao a tutti e benvenuti a una nuova avventura. Allora, ci cimentiamo con un genere che avrei voluto portare sul canale da un po', ma non ero sicuro di quale titolo giocare. Ho approfittato quindi dei saldi di Steam e visto che sono in parecchio in scimmia con il Cyberpunk recentemente, dopo aver avuto molti consigli in merito, mi sono deciso di acquistare Techno Babylon, che è l'ennesima avventura di Wojtai Games, già autori di due capolavori come Primordia e Gemini Rue, sempre di fantascienza, oppure anche autori della serie di Resonance, che ha avuto molto successo, ma che non ho giocato. E nel 2018 uscirà anche Unavowed, una sorta di spin-off pare di Resonance, però molto simile alla World of Darkness della White Wolf. Allora, Techno Babylon è solo in inglese. Mettiamo lo speech hold, così avrò il tempo di tradurre eventualmente in italiano alcuni passaggi. E cominciamo. Pare tu abbia trovato il posto. You're sure this is the one? Sicuro che sia questo? I'm positive. Manta Sesame goes by Mandala in the trance. Sì, Lada Sesame. Il suo nickname nella trance è Mandala. There's a big gap in the records and it's shaped exactly like her. C'è un grosso buco nelle registrazioni, nei rapporti, e pare che matchino perfettamente con lei. Pensavo che ti fossi davvero impegnata per cercare queste informazioni. Sì, hanno coperto la sua attività, ma non sono riusciti a nascondere il loro operato molto bene. Se l'avessero fatto, allora io... How are the headaches? Come vanno i mal di testa? Won't be a problem for much longer. Non saranno un grosso problema per molto ancora. You understand the plan? Hai capito il piano? Don't worry. I know exactly what I'm doing. Non ti preoccupare, so esattamente ciò che sto facendo. After all, I've been planning this for years. Dopotutto, ho pianificato tutto ciò per anni. Prisoner of Consciousness, capitolo 1. There's nothing like being in trance. Non c'è niente come stare in trance. Un mondo costruito di astratto intelletto. Di pensiero tangibile, dove ogni elemento è stato creato dall'anima dell'individuo. È la più pura forma di contatto che una persona può avere, mind to mind. È il pinnacle of human achievement. È la più pura forma di contatto che una persona possa provare, mente a mente. È il pinnacolo degli achievement raggiunti dall'umanità. Qualcuno potrebbe dire che gli obiettivi raggiunti nel mondo fisico in qualche modo sono più significativi. E tutti coloro dico: abbracciate il futuro o siate superati da esso.
in trance siamo milioni di menti, tutti collegati insieme. Ma per quanto lontano siamo arrivati, c'è ancora un serissimo problema. Il suo dipendere dal mondo reale come scheletro o struttura portante. E la caduta della linea, cazzo. Don't panic. I'll just go and speak to the building manager. Niente panico. Andrò subito a parlare con il responsabile del palazzo. It's not like there's anything to be afraid of out there. Dopotutto non c'è niente di cui aver paura là fuori. Let's get this over with. Facciamola finita. Quindi apriamo l'inventario. Ah, ok. Select trans to disconnect. Better go and talk to the building manager. Farò meglio ad andare a parlare col responsabile del palazzo. Quindi. Ah! Ouch! Che pirla. Errore della password. I guess the door's broken too. Un errore della password, eh? Mi sa che anche la porta è rotta. Contact manager. Contatta il responsabile. Chiamata in corso. Errore, impossibile collegarsi. I'm trapped? Sono in trappola. Per la prima volta da che ti riesci a ricordare, la prospettiva di rimanere rinchiusa nel tuo appartamento ti spaventa. Ok, left click per interagire, right click per guardare. Allora ragazzi, io non so ancora bene, prima di tutto non ho idea di quanto duri questo gioco. È una blind run, perché non l'ho ancora mai giocato, se non questo pezzo l'ho già fatto prima per fare delle prove di registrazione. Quindi è il futuro, e trans è l'equivalente di internet, però che collega tutte le menti del mondo. Un po' come in Ghost in the Shell, il maggiore Kusanagi riusciva a collegarsi con gli altri. Ma per evitare di fare casino col mouse userò il touchpad, tanto si tratta di un'avventura punta e clic. Spero di non fare troppo casino. Uno dei cassetti dove tengo le poche cose che ho nel meat space, sarebbe il luogo fisico. Praticamente sembra un po' come Ready Player One, cioè lei abita in sto schifo d'appartamento. Shower curtain, vediamo. Ma vive praticamente sempre connessa. C'è un wetware. Rimuovi il blocco gelatinoso di wetware semiorganico che hai coltivato nel deposito. Sembra che sia abbastanza cresciuto abbastanza per essere utilizzato. E quindi se facciamo qui, ok, c'è il wetware. Oppure trans ci va, quindi non hanno bisogno di un terminale o altro. Semplicemente si collegano. Se c'è un wifi o cose simili, immagino. Qui c'è il menu. Food machine. La macchina del cibo dell'appartamento. Che rilascia i pochi pasti direttamente a casa tua in formato semisolido. La macchina è rotta da un po'. Ma non te ne sei neanche accorta. Sei stata troppo occupata ad andare in trance. Che schifo. Trofeo. Vediamo che trofeo è. The Net Games trophy I won in 84. Ah, ok, il trofeo dei giochi online che ho vinto nell'84. I don't know why I've still got it. I pretty much scrapped everything else to build the wetware still.
Non so perché ce l'ho ancora. Praticamente ho buttato tutto per costruire il deposito per il wetware. The window frame is welded in. Even if I could open it, it'd be a 150 meter drop to the bottom. La cornice è saldata e anche se riuscito ad aprirla, sarebbero 150 metri dal suolo. Allora, vediamo. Still not working. Non funziona. The panel by the door also controls the apartment's net connection, call system, and thermostat, as well as the door's locking. Il pannello vicino alla porta controlla anche la connessione alla rete, il sistema di chiamata e il termostato, oltre all'apertura della If you could get porta. inside it, you might be able to set off an emergency unlock. Se riuscissi a infiltrarmici, potrei riuscire a essere a effettuare uno sblocco di emergenza. Ah, ok. I sistemi di centralizzati dell'appartamento parlano. Ti parlano più chiaramente dopo che hai usato il wetware con i suoi sistemi, sui suoi sistemi. Quindi questo è il nostro avatar in rete. Ah, ottimo, quindi è apparsa la connessione alla porta. Forsooth! Who would summon the guardian of thine abode? Chi ha evocato il guardiano di questo rifugio? Chi sei? Cosa fai? Oddio, Who chi are sei? you? I am the defender, the guardian, the knight. Sono il difensore, il guardiano, il No cavaliere. threat shall dare intrude upon thy domain while I stand watch. Nessuna minaccia si potrà insinuarsi nel tuo dominio finché sono di guardia Do you io. have a name? Hai un nome? I do not wish to trouble my lady with such minute details. Non ho intenzione di disturbare la mia signora. Conseguimili inezie. So, just night then. Quindi ti chiamerò solo Whatever cavaliere. thy will, my lady. Qualunque vo nome vogliate usare, mia signora. Quali What's your function? sono le tue funzioni? I am the defender. I prevent intrusions upon thy fortress. Sono il difensore. Prevengo le intrusioni nella tua vostra The physical fortezza. and the etheric. Che siano fisiche o eteriche. I found you in the door's Etere. terminal software. Ci ho trovato nel software del terminale You're della the porta. apartment's network security, aren't you? Sei la sicurezza della rete dell'appartamento, giusto? Quite so. Trojans and malware, flee from my presence. Più o meno, i Trojan e i malware scapp che scappino che i Trojan e i malware scappino But davanti a me. you also control the door's security. Ma controlli anche la sicurezza della Vital porta? role, milady. Ovviamente, mia None shall signora. threaten the sanctity of your domain. Nessuno potrà mettere in pericolo la sacralità del tuo dominio. Tell me about yourself. Dimmi di Sentinel te. Systems Nightwear. Sentinel Systems Nightwear. A data and physical security product of Sentinel Systems. Un prodotto per la sicurezza fisica e di dati della Sentinel 3.02. Systems. Licensed to City of Newton Housing Services. What's with the knight in shining armor routine? Come mai ti presenti come un cavaliere in armatura Who is better suited to splendente? the role than a loyal defender of the realm? Chi sarebbe meglio più adatto per il ruolo che non un leale difensore del Okay, regno? now tell me properly. Ok, ora dimmi la verità. Lady, thine own Mia out of signora, character.
fuori, lascia stare il personaggio. In seguito alle informazioni di Sentinel System, il tema della compagnia è stato trasformato in un design di tipo medievale. Pare che la porta sia chiusa. Puoi farci nulla? Tentativo di interazione con i drive del sistema della porta. Tentativo 2. Tentativo 3. Pare che il meccanismo della porta si sia danneggiato. E pare che il terminale sia incapace di attivare qualsiasi tipo di funzione sulla porta stessa. Utilizzare il safety unlock senza dubbio potrebbe aiutarti con questo problema. Puoi utilizzare tu il safety unlock, lo sblocco di sicurezza? Temo di no, deve essere operato manualmente. Allora, dove si trova? Si trova oltre il terminale. Con un equipaggiamento giusto, forse riuscirai a raggiungerlo. Ah, grazie. Ciao. Fare thee well, my lady. Addio, mia signora. Quindi abbiamo capito che dobbiamo... Allora, queste mailbox e newsfeed le guarderò un'altra volta. Dobbiamo trovare qualcosa per operare oltre al... Magari col trofeo? No, il trofeo non ci aiuterà a entrare nel pannello. Qui? Attenzione, qualsiasi cosa lasci dentro potrebbe andare perso per sempre. Non abbiamo molte scelte, a quanto pare. Ah. Macchina pensa per un secondo, poi mostra un messaggio. Errore. Utilizzazione di impostazioni di sicurezza attivate. Impossibile produrre utensili di metallo a causa di pericolo. Per modificare, seek administrator permission. Quindi chiedete il permesso dell'amministratore. Grazie per la collaborazione. Hey, we're not children. Non siamo mica bambini. Cacchio di tasso di suicidi. Quindi, ah no, non l'ha usato. I'm not that hungry. Non ho così fame. One of the lockers where I keep a few things I've... Vediamo se ci sono cose qua dentro. I usually keep clothes in here. Looks like I need to go to the support office to get more printed. Di solito ci tengo i vestiti qua. Pare che debba visitare l'ufficio di supporto per farmene stampare altri. Se mi metto a tagliare a caso i cavi, rischio di beccarmi un altro shock. Però, se lo facessimo non a caso... I don't think it needs a small tin pot. Ok. Ah. Even if I cared that much about the apartment's rules, the signs fixed to tenancy rules, city housing support.
This housing is provided as is by the city department until such time as you are able to secure. Basic facilities are provided. Since your stay is temporary, please do not damp. Temporary? Huh. I've been here for 2 years now. Ok, sono le regole della, diciamo, dell'appartamento. I don't think I can open it by non credo myself. Di essere in grado di aprirla da sola. Usare questo? How's that gonna get it open? Giustamente no. I don't think it needs a small. I can't get a grip to open it. Not like I could fit through there anyway. Non riesco ad aprirlo. E poi non credo che ci passerei comunque. L'ultima volta che ho visitato in quella pila di vestiti c'era della roba che ci cresceva sopra. Bene, quindi siamo già bloccati, ottimo. Ok. Quindi stiamo utilizzando il menu seleziona. Ho sbagliato. Quindi un vassoio di cibo svuota fuori dal slot. Vuoto. The pipe must be broken. Pare che sia bloccato. Hey, io ho fame. Ah. Mettiamo nel riciclatore e basta. Vediamo cosa ci danno tutte le selezioni. Hey, I'm hungry. Ma niente, le solite cose. Vediamo se si riesce a utilizzare un coso di plastica. Ah, si è rotta. La plastica che componeva la forchetta non è riuscita ad aprire il pannello dal muro. Ma con un qualcosa di migliore, forse. Allora, qualcosa di migliore di un coso di plastica. Ah, quindi Ah, quindi finché non allora, facciamo così. Ricicliamo di nuovo il vassoio. Facciamoci ridare. Non ci ridà la forchetta? I can't use it like that. Quindi si possono fare le combo. I can't. Un modulo di memoria fisico che contiene le ricette che la macchina per il cibo fa per noi.
Proviamo in trans. Magari. No. Le notizie. Non c'è connessione, giusto? Ci stiamo lamentando di questo, no? Mailbox. Allora, dalla città di Newton, 10 luglio 2085, 87. Cara signora Sesam, questo messaggio le ricorda, per ricordarle che non ha si è presentata ai suoi incontri di interviste di lavoro. Se non ci informa della sua assenza, rischia di perdere il supporto della casa, dalla città. Avete ricevuto questo supporto di benefit per 711 giorni e speriamo che sarete in grado di migliorare le vostre circostanze presto. Baron Oshii. Il mio nome è Marcus Oshii. Sono il capo financier for the Oklahoma General Martin Carter. La sua morte recente per mano di un signore della guerra rivale ci ha lasciato con 150 milioni quanta delle sue finanze. Ah, quindi spam. Let's meet up. Hey Dala. A quanto pare non ci vediamo da anni. Non ho idea se l'hai sentito, ma c'è un grosso gioco che sta per tenersi a Rotunda. Se hai voglia di lasciare l'appartamento, possiamo trovarti un posto in squadra. Attachment. Beh. Vuoi un extra interface speed senza i costi extra? Extra speed with extra farm. Ok. Spam. Toxic Sigma. Yo, Dala. È stato bello sentirti, anche se so che significa che hai bisogno di qualcosa. Sì, in pratica la batch di wetware blu che hai è craccata. Così puoi crescertela da sola. Solo non riempire la stanza di melma blu, di melma grigia. Bastano due cose: acqua, nutrimento, calore. Some malware. I'm not storing that in my brain. No, non ho intenzione di conservare quella roba nel mio cervello. Not unless I want to wake up in some factory in China in 10 years. Almeno non finché non ho voglia di svegliarmi in qualche fabbrica in Cina tra 10 anni. E come faccio a cancellarla? Vediamo se riesco a... No. Ciao. Magari adesso ci possiamo ottenere della roba di metallo. Ok. Hey, we're not cozy. No, niente. Ci speravo. How's that? It's not. I can't get a grip to open. I don't think it needs.
Senti un flusso di nuovi dati mentre il wetware si insinua nei sistemi del food machine. Hey, how's it? E quindi? Magari adesso no. See a colony of wetware already in the stone. It's a homegrown lump, it's for connect. Eccolo lì, maledizione. Hi, I'm Sheffy, your interactive guide to THB Foods Auto Meal Sweets. Ciao, sono Sheffy, la tua guida interattiva alla suite di pasti automatici della THF Foods. Who are you and what are you doing in my food machine? Chi sei tu e cosa stai facendo nella mia macchina per il cibo? Sheffy, ciao, sono Sheffy, la tua. I'm the voice of your food machine. Sono la voce della tua macchina del cibo. Make the most of your machine and all the delicious possibilities. Sono qui per aiutarti a ottenere il meglio dalla tua food machine, con tutte le sue deliziose possibilità. Se ci sono problemi, sono qui per aiutarti. Perché non posso mettere del metallo nel riciclatore? Potrebbe essere pericoloso. Su richiesta della Newton Civic Housing Services, siete stati limitati a utilizzare utensili di plastica. Non ti piace la plastica? È così facile pulirla. Ma se volessi qualcosa di più forte, come l'acciaio? Il purè, diciamo, di proteine pesanti, ogni tanto mi piega la forchetta. Mi spiace, è impossibile. Non sono solo uno chef. Il mio lavoro consiste anche nel tenerti al sicuro. How would I stop you stopping me? I need a fork. Come faccio a fermarti dal fermarmi? Mi serve una forchetta. Don't you like me? Perché vorresti doverlo fare? Non ti piaccio? Voglio solo essere sicura che mangi bene. Quindi hai obiezioni se ti apro. Se ti apro. Ci vorrebbero dei danni seri per farlo. Sono resistente. Solo i tecnici qualificati della THI Systems possono aprirmi. Mi sa che allora incasinare il tuo software sarà la mia opzione migliore. Ho dovuto vivere col cibo schifoso che mi hai dato per 2 anni. È insipido e sembra... vomito. Ho avuto problemi a ingoiarlo e ogni volta che ogni boccone rende il digiuno sempre più sembra sempre un'alternativa migliore. Mi spiace. Hai provato qualcuna delle nostre nuove ricette? Cerchiamone qualcuno. Ops, sembra che non riesca a collegarmi. Non ti preoccupare, puoi sempre usare la memory card con la macchina per caricare nuove deliziose ricette. Will
the machine work without you? La macchina continuerà a funzionare anche senza di te? The machine will continue to dispense. Se dovesse avere un incidente, la macchina continuerebbe a erogare cibo. In caso di emergenza non vogliamo che tu muoia di fame, giusto? What's on your recipe card now? Cosa c'è ora nella lista delle ricette? Nel menu di oggi abbiamo. Looks like the memory card's been taken out of the machine. Pare che la memory card sia stata estratta dalla macchina. Mi spiace, non posso cucinare senza le ricette. Che cuoco di primo ordine che sei. Se riesci a trovare nuove ricette nella memoria e inserirle nella mia memoria, sarei più che contenta di provare a farle. Vivo per servirti. Allora. Ciao. Ho un'idea. Usciamo, metto la memory card nella macchina. Ora ci colleghiamo e proviamo a farle fare quelle ricette lì incasinate. Hi. What's on your recipe card now? I see there's some new recipe data. Vedo che ci sono dei dati nuovi, di nuove ricette. Oops. Apparently whatever virus was writing that T-mail is doing some damage. A quanto pare qualsiasi virus ci fosse in quella mail sta facendo dei danni. Don't look so good. Non appare più molto bene. Non è nulla che non si possa aggiustare. Someone to put you out of your misery. Sembra più che qualcuno abbia bisogno di debba porre fine alle tue sofferenze. You don't look so good. That's nice. What about your? I'm the chef. Yes. I'm the chef. Sì. Sono lo chef. You don't look. So... That's nice. I'm the chef. Yes. I don't like your food. Vediamo dicendole di nuovo su cosa succede. How do I get trays and cutlery? Come faccio ad avere posate e vassoi? Yes. Porchetta. And the trays? Trays! Why can't I put metal in the recycler? Not while I'm a Perché boss. Non posso? How would I stop you stopping me? How about I stop you stopping me stopping you? Then I guess I'd have to stop you stopping me stopping you stopping me? How would I stop you then? Will the machine work without you? La macchina funzionerà senza di te? Ma conchiglie e farfalloni all'hotel. Cosa? Ma stai dicendo tutte cose italiane. Sì, i marziani. You're really, really annoying, you know that? Sei proprio fastidiosa, lo sai? What? Yeah, mamma! Ciao. Ah, vediamo magari se... Ah, ok. Sheffy sta male. Credo che a Sheffy la chef sia successo qualcosa. The steward harbors a blight? Zounds! This shall not be. È impossibile, non possiamo lasciare che questa cosa continui. Foul harbinger! Ciao, io sono. There are grave accusations of treason upon your head. Ci sono gravi accuse di tradimento sulla tua testa.
stand servitrice. Face me. We shall see what trial by combat makes of you. Minchia. In piedi e affrontami. Vedremo con una singolare tensione cosa ne di che passo sei fatto. I'm sorry. Mi spiace, non ca... Preparati! Well, that takes care of her. Ecco fatto. Ma quindi... Vediamo se ce la facciamo. Oh, là. Hungry. Niente? Ah, giusto. Oh, io andrei a riprendermi comunque la memory card. Che non si sa mai. E adesso cerchiamo di aprire sta roba. Oh. Ma cazzo. Cazzo. Suicide City. 10. 20 ore dopo. No, prima. This is it. Animus. Eccoci qua. Animus Organics. You think Central's right on this? Credi che la centrale sia abbia ragione? I still don't think an AI, however powerful, could predict a crime. Non credo che un'intelligenza artificiale, per quanto potente, possa predire un crimine come questo. However, if it does help us catch the mindjacker. Però, se davvero ci aiuterà a catturare il mindjacker. Central hasn't exactly been generous with. Dalla centrale non sono stati molto generosi coi dettagli. I don't really think we're gonna. Non credo che troveremo nulla qui. There are other stronger leads we ought to. Ci sono strade, altre strade più significative che dovremmo battere. Vediamo cosa abbiamo. Jolt Gun è un traveler. Ah, che è una specie di cellulare. Hey, c'è nessuno? Doesn't look like anyone. Sembra che non ci sia nessuno. Ma noi muoviamo lui, non lei. Ehi, hey, Lao. Sì? Yeah. I've lost count of the number of times the mindjacker. Ho perso il conto delle volte di quante volte ha colpito il mindjacker. In Newton, a Newton o in generale. Oh, just a figure of speech. He's been on the rampage for. Era modo di dire. È all'opera da troppo tempo. But now he's. Ma ora è nel nostro territorio. Should give us the. Questo dovrebbe darci un vantaggio. Do we have any ideas about our. Abbiamo idee sul nostro criminale. The fact that he's stealing data straight from living neural wiring is. Il fatto che rubi dati direttamente dalla rete neurale viva è disturbante. But it tells us. Ma ci dice un paio di cose importanti. Oh. Well, previously caught mindjackers have usually burnt out after one or two attacks. Innanzitutto che tutti i mindjacker precedenti si sono bruciati dopo uno o due attacchi. Sharing a whole other's brain worth of data is pretty taxing. Condividere un intero cervello di qualcun altro pieno di dati deve essere difficile. So we're looking for someone with a really specialized wetware setup in their. Quindi stiamo cercando qualcuno che abbia un wetware davvero specializzato in testa.
Pity that won't tell us what they look like. Peccato che questa cosa non ci dirà come la sua, non ci darà indizi sulla sua apparenza. The other problem is how slippery this guy is. L'altro problema è di quanto sia sfuggevole questo tizio. Only fragments of appearances on camera, no clear witnesses. Ci sono solo di un paio frammenti di apparizioni registrate e nessun testimone oculare. Which means he's either a master of disguise. Quindi è un maestro dei travestimenti. Or there's some pretty high up collusion. Oppure c'è qualcuno che lo sta aiutando a nascondersi. That wouldn't surprise me if he were a business hire. E non mi sorprenderebbe se si trattasse di un mercenario. Still, after this many hits, he may start to. Eppure dopo tutti questi attacchi dovrebbe cominciare a perdere colpi. Even if it's just his psyche breaking. Anche solo se si trattasse della sua mente che vacilla. Let me know if you find anything. We'll do Regis. Allora, ragazzi, cercherò di mantenere la lunghezza di questi episodi manageable, diciamo. E vediamo la prossima volta se riusciamo ad avanzare un po' più velocemente. Vediamo in che modo devo ancora decidere come editare questi episodi, proprio perché non sapevo cosa aspettarmi. Facciamo un salvataggio. E ci vediamo col prossimo episodio di Techno Babylon. Ciao!